Ok, siamo qui e questo è un video gameplay della modalità mercenari di Resident Evil 6, mercenari senza pietà. Mercenari senza pietà per l'esattezza, è una modalità di gioco che è disponibile soltanto nella versione per computer e sostanzialmente penso sia l'unica cosa in più che ha la versione PC rispetto alla versione console di questo gioco qua. Diciamo che è una modalità che, a differenza della modalità normale, è molto più, diciamo, caotica e sfrenata, nel senso che, come potete vedere, non sono neanche passati 20 secondi e già ho ammazzato 10 nemici, ma soltanto perché me ne sono arrivati oltre la cinquantina tutti insieme. Questa è una modalità di gioco che, a differenza della normale mercenari, praticamente è una modalità di gioco in cui sarà estremamente necessario avere sempre almeno un caricatore per l'arma da fuoco. Perché sostanzialmente non sarà possibile spesso e volentieri resistere semplicemente ad attacchi corpo a corpo, come stavo facendo qua io. Infatti mi sono ritrovato subito in svantaggio perché avevo un nemico lontano che mi stava sparando. Comunque, che dire, è una modalità di gioco che a me piace molto e in confronto al normale mercenari è l'unica modalità del gioco in cui sostanzialmente riesco ad arrivare da solo anche a 200-250 uccisioni, mentre nella normale mercenari mi piazza quasi sempre non più di 80-85 uccisioni, ma non perché sono scarso io, ma perché se il computer nella sua infinita intelligenza mi manda contro uno zombie ogni quarto d'ora, mi sembra normale che anche un giocatore esperto non ce la faccia a fare tanti danni. Quindi, che dire, le partite in modalità mercenari senza pietà sono molto corte. Ho constatato che proprio per il fatto che arrivino tanti nemici in fretta i giocatori sono praticamente costretti non solo a collaborare quando si gioca in squadra, ma costretti spesso e volentieri anche a battere la ritirata. E niente, vi consiglio di adoperare i personaggi di Left 4 Dead, poiché a differenza di quelli di Resident Evil 6, i personaggi di Left 4 Dead in modalità mercenari partono sempre con degli esplosivi, a parte Nick, quello che sto usando io in questo momento. Tuttavia, hanno un problema i personaggi di Left 4 Dead, cioè molti partono senza compresse o con soltanto 3 o 4 compresse, mentre c'è Jake, per esempio, che è un personaggio di Resident Evil 6, cioè un personaggio proprio originale della storia, e non un personaggio di Left 4 Dead, che invece parte con ben 10 compresse. Questo significa che se voi avete l'abilità farmacista, che praticamente che in sostanza vi permette di curarvi due barrette alla volta, in sostanza con così tante compresse curative di scorta, potrete semplicemente affrontare la partita, la battaglia, senza dovervi mai, dico mai, preoccuparvi di andare in giro a cercare le erbe come un farmacista e a mischiarle per creare, diciamo, le cure, ecco. Tuttavia, una delle cose che mi ha sempre fatto incazzare di questo gioco è che se uno, preso dal panico, si imbottisce di pallottole e esplosivi, dopo non ha più spazio semplicemente per le cure. Quindi questa cosa qui, soprattutto in modalità campagna, può essere veramente, ma veramente molto seccante. Perché se vi trovate ad affrontare tanti nemici, avete tanti colpi, ma poca vita, rischiate di crepare con ancora una marea di roba da usare. E vi assicuro che non è divertente, dato che mi è successo diverse volte. Ecco qui a posto, ho fatto il genio, ho fatto la cazzata più grande di questo pianeta, mi sono quasi ammazzato. Qua ho fatto qua, avevo sostanzialmente l'obiettivo di prendere le incendiarie. Ecco appunto, parliamo un po' delle armi adesso. Sostanzialmente le armi si dividono, credo, in 4-5 tipi, cioè ci sono allora i fucili d'assalto, come quello che sto usando adesso Nick, che penso sia la K-102 o una roba del genere. Cioè sì, è un fucile d'assalto russo, non mi ricordo bene. Gli esplosivi, le granate incendiarie, le pistole e le mitragliette. Io vi consiglio sempre contro gli zombie la buona vecchia pistola, e infatti con Leon partite proprio con quella. Che dire, in questo gameplay qua, come avrete potuto notare, non c'è l'audio perché, cioè non c'è l'audio del gioco perché appunto l'avevo detto nel gameplay prima che Fraps mi ha rotto i coglioni e adesso ho deciso di registrare semplicemente senza audio. E come dire. Ecco, adesso faccio un bel arrosto di zombie, in questo momento qua, ecco appunto. E niente. Dai.
Questa partita qua penso che di aver fatto all'incirca sulle 170-180 uccisioni, una roba del genere. Ma comunque ho capito che sostanzialmente è un po' una bastardata il fatto che abbiano messo mercenari senza pietà sul computer, per una motivazione molto molto semplice. Perché? Allora, mercenari senza pietà è praticamente una sorta di DLC gratuito che hanno messo 6 mesi dopo l'uscita. Infatti l'uscita per la PlayStation 3 Xbox 360 di questo gioco qua è avvenuta nel, credo, ottobre 2012, mentre l'uscita per computer è venuta 6 mesi più tardi. Ecco, appunto, va qua un cane che mi stava massacrando, ma per fortuna con mesi e mesi di allenamento ormai, cioè, sono riuscito a imparare come scavarmi in fretta. Lì c'era, beh, ecco, boom, balarrosto di cane zombie. Ecco, allora mi ricordo che mi sono mangiato, che potevo avere, ecco qua ho fatto per sbaglio lo scherno di quel coglione di Leon. Ecco qua, ho fatto un numero della Madonna, prima faccio esplodere, poi dopo fottendomene di tutto spacco e guadagnati 90 punti. Qua ho avuto un culo della Madonna. Vabbè, dai, adesso smetto di parlare, che tanto mi sto solo annoiando. Più avanti, se riesco, metto anche delle musiche nei miei video. Qua, cazzo, qua si stava diventando abbastanza bollente la situazione, nel senso che mi stavano venendo un po' troppo. Un bel arrosto di zombie. Boom, fantastico. Ecco, la granata incendiaria ve la consiglio sempre contro i zombie. Tenetene sempre almeno una in modalità mercenari, perché può esservi veramente utile sia per salvare le chiappe sia per ottenere un punteggio migliore. Dato che una volta con un incendiario ho accoppato 20 zombie, ve la consiglio. Soprattutto perché l'incendiaria, a differenza della granata e frammentazione degli altri esplosivi, la granata incendiaria colpisce tutto ciò che è sostanzialmente nell'area in cui il fuoco si propaga, a differenza di una granata. Ok, d'accordo, adesso finiamo questo gameplay, tanti saluti. Oggi è giorno di Natale e mi sembrava, dato che ho tutta la giornata libera, mi sembrava un momento perfetto per pubblicare questo video. Cioè, per realizzare questo video, che forse pubblicherò più avanti. Una bella accecante, così mi sono cavato abbastanza. Ecco qua, ero rimasto nella merda perché avevo creato la montagna di zombie ammazzati e anche gli altri, insomma, mi stavano. Qua ho avuto un buco di culo assurdo perché nessuno dei zombie mi è saltato addosso. Ho fatto sparare come un coglione, ma. E qua era il pomeriggio di merda, ero rimasto a corto di tutto. Niente munizioni, niente esplosivi, mi era rimasta soltanto una granata accecante. E ora io, in maniera molto molto allegra, sono cominciato a fuggire, a correre come un coglione. Cercare munizioni, ecco qua, pensavo di entrare nel bar, invece mi sono trovato nella merda. Ecco come potete vedere, i giochi d'azione, anche senza audio, comunque in un certo senso rendono l'idea, perché non sono come gli strategici in cui l'azione vera comincia soltanto dopo 20 minuti o delle volte anche mezz'ora. Qua l'azione comincia fin da subito in un certo senso, quindi anche se non c'è l'audio, comunque, cioè, si capisce più o meno cosa sta succedendo, ecco, diciamo. E poi il fatto di non aver messo l'audio, che poi il fatto di non aver messo l'audio più avanti lo compenserò mettendo una canzone o qualcosa di simile, cioè una canzone abbastanza. Ecco qua, stavo scappando, mancavo un minuto, ero gasatissimo. Giro, sparo, ammazzo uno zombie. Ecco. Ho appena schivato lo zombie che io chiamo Bottazzone, perché sinceramente non è difficile non notare che è lievemente sovrappeso, ecco. Ok, adesso un po' di corpo a corpo, così per fare il figo. Ecco. Buco di culo che ho avuto. E ogni tanto mi viene.
Ogni tanto per sbaglio premo il posto di R e mi fa sempre incazzare perché perdo tempo, perché in questo gioco qua devi anche... Non è che apri il... Non è che apri... Non è che uno apre l'inventario per col tasto di ritorno lo richiude, no, col cazzo apri l'inventario, poi devi premere lo stesso pulsante che hai usato per aprire l'inventario per chiuderlo, e questo di solito fa perdere tempo, fa perdere molto tempo. Qui prendevo l'erba verde, la mischiavo per creare R3 e tanti saluti.